E ora andiamo a Celano. Nel Museo delle Paludi è stato realizzato un centro di restauro di opere d'arte, tra queste anche molti gioielli salvati dal terremoto. Paolo Rico. Alla competente mano, affettuosa perfino, di certosini restauratori, consegnata la rivitalizzazione del ricco patrimonio artistico recuperato dalle macerie del terremoto. Questo prezioso make-up è da oggi possibile nel laboratorio appositamente attrezzato a Celano, nel Museo Palafitticolo delle Paludi. 31 anni dopo la sua apertura, è tornato stamani ad una stagione di promettente rilancio, come ha assicurato il sindaco e il senatore Filippo Piccone, presiedendo l'incontro di autorità e specialisti, confrontatisi appunto a Celano per restituire smalto alla cultura locale, pur per servirsene da volano di promozione turistica e financo occupazionale. L'Abruzzo è ricco di ricchezze culturali e artistiche, dobbiamo valutarle. La classe dirigente deve essere consapevole di questo e puntarci. Affidandosi evidentemente all'antologia di eccellenze, soprattutto protostoriche, visibili nel Museo Celanese, che perfino nell'architettura allude costruttivamente alle tombe a tumulo, ricchezza del sottosuolo abruzzese, fonte di importanti rinvenimenti archeologici, a fianco di quelle tipicità artistiche dello scrigno della memoria più insigne della regione. Dipinti e sculture sacre per lo più, comunque esito di un'interessante scuola di maestri formatisi nei cenacoli della cultura tardo-medievale, rinascimentale e barocca principalmente. Ma la cura nell'allestimento museale a Celano risulta subito d'effetto sull'occhio esperto, eppure gratificante alla semplice curiosità per una meditata scelta di metodo. Vogliamo l'aiuto di tutti, ma l'aiuto non quello economico, stranamente. Noi vogliamo proprio la vicinanza della gente, vogliamo che la gente venga qui e ci proponga delle cose. Noi siamo aperti per ascoltarle.